La scelta di inaugurare un campo giochi per i ragazzi proprio l'ultimo giorno dell'anno è un bellissimo messaggio di speranza e di apertura ai giovani per il futuro, vero? Beh, bravissimo, vede che lei ha colto veramente il segno. Questo è un piccolo segno, è un segno un'inaugurazione di un parco delle dimensioni piccole, ma di una grandissima importanza. Perché? Perché dà la possibilità a tutte le persone di questa zona qui, ai bambini di questa zona qui, veramente di poterlo usufruire. E poi c'è una questione veramente particolarissima, la sensibilità di questa amministrazione. È la prima volta che a Pietraligure viene aperto un parco usufruibile da tutti. Un parco può essere veramente utilizzato da tutte le persone, da tutti i bambini, anche i bambini diversamente abili. Quindi è un parco inclusivo. Che significa? Significa proprio questo, da avere la sensibilità di poter far giocare insieme i bambini normodotati con dei bambini che abbiano delle problematiche. E poi ha un'altra particolarità questo parco, è un parco didattico. Che significa? Significa anche questo che potrà essere utilizzato dalle scolaresche per poter fare educazione stradale. Come vede è un rifacimento di una piccola città, diciamo così, quindi c'è la possibilità di poter fare, come dicevo prima, educazione stradale per poter insegnare ai bambini come potersi muovere nelle strade del paese. E quindi questo è davvero molto molto importante. Avevamo messo nella nostra campagna elettorale, nella nostra programmazione, dei parchi dedicati, e questo è una realizzazione di un parco dedicato, un parco didattico, un parco inclusivo, e quindi veramente sono molto orgoglioso di questa, ripeto, piccola dimensione ma importante nel suo senso.